Sapete quando c'è proprio una bella giornata ricca di felicità? Allora, dici, sai che c'è? Mi butto su Clash Royale, così almeno riqualifichiamo un pochino tutto quello che è. Allora, ragazzi, ragazze, ben ritrovati dal vostro CiccioR89. Siamo tornati su un nuovo video di Clash Royale. Subito un bel pollicione in su, ve lo ricordo di lasciare like. Se non vi dimenticate, se lasciate un commento, a me fa solo che piacere. Sapete che dal 15 al 28 starò fuori, sarò in America, quindi cercherò di recuperare i commenti, ma non sarà facile, facilissimo. Quindi Clash Royale, anche se lo sento leggermente alto, andiamo qua. Gli aggiornamenti li conosciamo, tutto a posto, bravissimo. Il clan ha bisogno di me? Diciamo di sì che il clan ha bisogno di me, quindi andiamo a dare un po' di supporto quando è possibile al clan. Non posso. Non posso. Figa, non ho gettoni rari. Io non ho gettoni rari. Tra l'altro, sul primo canale, non so se avete visto che ipoteticamente io stavo rigiocando con le Golem. Allora, perché non continuare a giocare con le Golem? Dato che mi sembra che la guaritrice sia stata leggermente potenziata. Potrei dire una cavolata gigante. Allora, la domanda è: vale la pena intervenire in questo momento su questa mongolfiera? No, perché lui ha comunque tirato una carta molto costosa. E io, cioè, quanto costa? 4 o 5? Mi sembra 5 la mongolfiera. Certo, con un razzo. Ok, non mi ha tirato un razzo, ma diciamo che queste frecce saranno molto interessanti, ve lo dico, eh. Ok. Peccato che l'opponent le ha tutte per darmi fastidio. Tutte ce l'ha, tutte. Tutte. La fulmine è abbastanza forte. Io potrei effettivamente camperarmela. Cioè, io di solito la torre l'avrei gettata in pasto. Allora, che culo questo. Io la torre l'avrei gettata in pasto. Lo sapete come la ragiono io. Però questa volta non ho voluto. La fulmine, ragazzi, è devastante. Quindi io, onde evitare queste tipologie di problemi, io mi andrei a fare così. Magari gli becco anche qualcosa in predict. Non era male, eh. Non era male, eh. Peccato, poteva andare molto meglio. Purtroppo è andata una chiavica. Dico la verità. Lo sapete che io di dirvi le cavolate non ne ho bisogno. Allora, lui ha una fulmine incredibile, ragazzi. Lui ha una fulmine veramente forte. E non solo quella, tra l'altro. Io devo o provare a resistere. Devo fare per forza così. Mi sa che ho perso. Lo sapete che questa l'ho voluta. Allora, fermi un attimo. Non è che l'ho voluta perdere io. È che ho dovuto giocare così perché lui, avendo un deck esotico, e già ho detto più volte che sto trovando solamente deck esotici in questo momento, dovevo provare a fare qualcosa. Forse col senno di poi era meglio difendere il mastino latico, perché dovevo avere guaritrice, barbari scelti e drago elettrico. Cioè, avevo bisogno di tutte queste cose per resistere all'ipotetica fulmine. Però forse mi sono spaventato troppo. Dico la verità. E non so se ho tirato neanche bene. E infatti, purtroppo, ragazzi, sono un po' triggerato. Possiamo dirlo, non sto giocando bene. Ci sta. Provengo da 2 ore di registrazione di altri videogiochi in questo momento, tra cui Rocket League, Clash of Clans e chi più ne ha più ne metta. In questo momento io ho il deck girato veramente, veramente male, ragazzi. Vi dico la verità, deck è girato troppo male, raga. Cioè, purtroppo avendo sbagliato prima diverse cose, adesso è quello che. Oddio, non è brutta però, l'ho giocata molto bene, secondo me. Peccato per lui. Ma lui lo devo comunque difendere. Allora, è una partita che posso vincere, perché lui poi mi tira delle scariche un po' imbarazzanti. Cioè,
adesso, no? Se la mia torre aveva 800 di vita o 400 di vita come adesso, ma a te contro di me, che cosa ti cambiava in realtà? Che non si è difeso la Fenice, direi anche Eureka. Però io la scarica, per esempio, non l'avrei tirata. Peccato, perché pure questa partita la potevo vincere, ma non perché... No, 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 non mi interessa difendere questa roba, beh. A me difendere questa roba non me ne frega assolutamente niente. Pensa, pecca, mini pecca. Pensa, pecca, mini pecca, ragazzi. Io c'ho pure sempre della loro spell mega galattica, dove trovarla, però... Però cerchiamo di non farci troppo caso. Che non è male, qua ripeto, non è male assolutamente. Non è male, lui ha sprecato tantissimo. Il domatore è sbagliato. Il domatore è sbagliato proprio nell'animo incredibile e mega galattico, ragazzi. Il domatore è sbagliatissimo. Il domatore è veramente sbagliato. Facciamo così, vediamo che minchia succede. Vedete che non lo so se ho fatto bene, se ho fatto male, ma che vedevo dire? Io farei anche delle frecce. Facciamo così, sicuramente. Ok, perfetto, bellissimo, bellissimo, incredibile. Mega galattico, dove trovarlo? Tronco speciale. Se posso dire la mia, tronco speciale. E sempre per ipotetico dovrei avere un grande attacco. Dovrei avere un grande attacco in questo momento, eh. Beh, non è andata male. Cioè, non posso dire che sia andata male, raga. Non me lo sento proprio di dirlo. Qui è sfiga. Però qui, allora... Però qui è sfiga. Però qui è sfiga, perché praticamente avevo vinto la partita, perché l'avevo vinta, ma qui quando la sfiga ti deve colpire in faccia, è così. Perché quel mini pecca, ragazzi, è rimasto con zero di vita e ha tirato una hit speciale. Ci sta, come delle volte... Oddio, io non è che scammo così tanto, eh. Cioè, non è che faccio queste scammate così importanti. Però vi dico la verità. È che non sto giocando benissimo. Sto facendo degli errori che di solito non faccio. Anche perché a Clash Royale bisogna giocarci comunque con una mente abbastanza fresca. Questo, se non erro, dovrebbe avere la torre bombardiera. Spero di no. Ai 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 ai, qua sono azzi forti. Qua sono veramente azzi fortissimi. Io provo, eh. Provo perché... Perché ci provo. Ci dovrò... Ok, questo non mi sembra male. Minchia, lui come cicla. Porca matina. E non c'ho niente, ragazzi. Poteva darmi un'altra hittata, però... Il drago elettrico, intendo, eh. Raga, purtroppo sta partita pure... È buttata. Purtroppo, che vedo fa? No, drago elettrico. Raga. Va a capire. Lui, ma che deck ha? Cioè, questa è una cosa che io mi chiedo. I miei barbari scelti. Poverino il mio deck. Poverino il mio villaggio. Poverino voi. Poverini tutti. Meno male che avevo detto che era entrato di nuovo in meta il deck del golem. Io proverei a farmi un'altra partita. Tanto abbiamo ripreso lo scalino d'oro, quindi non è che è questa catastrofe mega galattica. È che semplicemente sto trovando veramente dei deck molto, 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 molto particolari, raga. Cioè, sono deck veramente strani. Va bene che sto contro Conan, ma neanche a far così. Neanche a fare così. Non credo di aver sbagliato così tanto qua. Non lo so. Sapete che non lo so. Non ve lo so dire. Qui pure attaccare mi sembra un po' tanto too much. Anche è vero che... Ok, quindi... A ragion veduta noi possiamo fare così. Peccato, potevo giocare anche me. Cioè... No, aspettate, non è che potevo giocare meglio. Attenzione, se avessi giocato...
nell'altra maniera è perché probabilmente qualcuno mi aveva... Ok, perfetto. Ci sta. In qualche modo io comunque devo difendermi. E se proprio devo difendermi, preferisco farlo così, no? Che secondo me va bene. Sacrificio puro. Loro potenziati sono molto molto forti. Non male. Non male. Batram, se non erro. Quindi stanno girando molto queste... Questo ciuffo, che fastidio. Questa tipologia di deck. Ce la posso fare, perché non mi sembra incredibile lui. Uno bravo mi avrebbe disintegrato. Ma ne mi avrebbe fatto proprio nero, 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 nero. Io qui, ragazzi, un minimo vado a difendermela. E non so neanche se ho giocato bene qua. Vi dico la verità, non so neanche se ho giocato bene. Vediamo. Vediamo. Sicuramente sì, qualcosa ho fatto di buono. Ci può stare. In realtà ci può stare tantissimo, perché la veleno non è così efficace con roba completamente da zero. Quindi se io vado a sistemare questa questione, vado così. Bellissimo, ragazzi. Cioè proprio l'apoteosi del gusto, lo possiamo dire? L'apoteosi del gusto, io lo direi. Ok. Ci sto provando a fare le cose fatte per bene. Non credo che sia assolutamente un problema. Io infatti ve l'avevo anticipato. Non mi interessa che tu mi vai a dasciare le scemo del villaggio. Non era necessaria assolutamente questa roba qua. Quello l'ha sbagliato. Quindi io per il momento devo stare tranquillo. Per il momento devo stare tranquillo. Allora, come posso... Ok. Va bene, 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 va bene. Siamo calmi. Siamo calmi. Ce la dovrei fare, eh? Ma sbaglio ho attirato... Sbaglio ho attirato una furia per distruggermi una torre che non poteva più distruggermi perché era già distrutta. Sbaglio. E poi oggi lagga un po' Clash Royale. Questa è... Non è una cosa piacevolissima. Signori, non finisce qua. Io sicuramente registrerò ancora. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento, il vostro C89.